Nel Vallo di Diano è il caccia ai rapinatori che martedì sera hanno messo a segno a Polla il colpo nel bar dell'Hotel Tempio, una struttura situata in via Agna, nel cuore della cittadina salernitana. I malviventi avrebbero prima sfondato le vetrine, poi minacciato con una pistola il portiere che si trovava all'ingresso. Dopo averlo legato, hanno iniziato ad impossessarsi del denaro in cassa, gratta e vinci e sigarette. Tutto è durato pochi minuti, che sono stati infiniti per il portiere. I rapinatori sono fuggiti con il bottino senza lasciare tracce. Le ricerche dei carabinieri per il momento non hanno avuto esito positivo. Due pastori maremmani sono stati ritrovati legati ad un palo e abbandonati. Ora i carabinieri della stazione di Sapri sono alla ricerca dei responsabili. La coppia di cani è stata rinvenuta martedì sera in un'area antistante il Porto Saprese, in località San Giorgio. Qualcuno si è accorto della loro presenza ed ha allertato i carabinieri che, data l'ora, non sono riusciti ad entrare in contatto con un canile o i veterinari dell'ASL. Siccome erano sotto la pioggia e incustoditi, gli uomini del comandante Marino hanno trasferito i due cani pastori in caserma, dove sono stati accuditi fino al mattino quando sono giunti i veterinari. Dopo gli accertamenti del caso, i maremmani saranno consegnati ad un canile. Una storia che non finirà qui. I carabinieri hanno avviato un'inchiesta contro ignoti per abbandono di animali. Prima dei carabinieri, intorno alle 15 del pomeriggio, erano stati allertati i vigili urbani che avevano già avviato le procedure previste in materia. La notizia dei cani presi in cura per una notte dai carabinieri è arrivata all'orecchio del giornalista amico degli animali, Edoardo Stoppa, di Striscia la Notizia, che con questo audiomessaggio si è complimentato con i militari sapresi. Bravissimi, complimenti per l'operazione. Purtroppo gli scemi che ancora legano i cani ai pali e li abbandonano esistono, purtroppo. Complimenti.